Man of the Week, calcio a 5, questa prima settimana 2013-2014, Francesco Procopio, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Allora, della Autogamma, cominciamo, il tuo curriculum sportivo. Ma ho giocato, breve. Sì, ho giocato in diverse squadre, Cologno Calcio, Segratese, anche a livelli abbastanza buoni, e poi da quando avevo 22 anni mi sono dedicato ai tornei amatoriali. Il tuo ruolo? Attaccante. Le tue caratteristiche tecniche? Buon controllo di palla al volo e senso del gol. Il tuo peggior difetto da giocatore? Se ce l'è uno, perché magari... C'è. Tendo facilmente a mettere su peso. Com'è nata la tua passione per il calcio? A 4 anni, guardando una partita in televisione, ho deciso di giocare a calcio e ho iniziato nella tipica squadra di oratorio. Qua mi raccomando, come sempre rispondi bene, la tua squadra del cuore? La Juve. Ecco, vedi che siamo già amici, fratello Gobbo, quindi tutto funziona bene. Gli anni ci va bene. Benissimo, alla grande. Il tuo idolo da bambino, oppure adesso magari? Del Piero, assolutamente. Allora, anche qui siamo assolutamente d'accordo. Il tuo compagno di squadra più forte della squadra attuale della Autogamma? Luca Marchesi, perché è un ragazzo eccezionale, poi perché tecnicamente è molto molto forte, un ottimo difensore. Allora ti deve pagare la pizza poi. Sì, anche qualcosa di più, visto che mangio tanto. Dice il compagno più scarso, qui attenzione che si rovinano le amicizie. L'altra volta il capitano ha detto Paolino, però per questa volta dai, metto me, non voglio dire il nome di nessuno. Quello più simpatico di capitano, così ti fa giocare di più. No, sempre io. Sempre più simpatico sono sempre io, anche più bello. L'obiettivo stagionale per la tua squadra Autogamma? Tentare di vincere la Serie B e ripeterci nella City Cup, che abbiamo già vinto lo scorso anno. Un racconto divertente con la tua squadra, che magari avete festeggiato un po' di baldoria. Ma guarda, sinceramente abbiamo finito talmente tardi la stagione scorsa, il 20 luglio, che poi siamo partiti e non siamo riusciti a festeggiare. Speriamo di festeggiare stasera, anche se è dura contro la grande piazza. Tu sei nel cassetto sportivo, se ce n'è ancora uno? Quest'anno vince la classifica marcatori. Bene, grazie.